Ci siamo, signori, buon pomeriggio, bentornati su questo umile canale che è riuscito a startare la live anche dopo 2 settimane di polvere. Ciao Cesar, ciao Gianfi, ciao Vicerini, ciao Alan, ciao Don Ludo, sto andando a memoria, e ciao Cigatto, Buongiorno, che è qua in buongiorno. locale. Buongiorno Cigatto, come state signori? Buon 21! Oggi è il primo giorno d'estate, siete contenti? Ora sì che potrà fare caldo quanto cazzo volete e farvi prosciugare i vostri miseri fiumi. Eh? Mamma mia. Io non ho siccità, ok? Perché noi siamo abituati, noi del sud, Cigatto di io, siamo abituati alla siccità e abbiamo le cose che funzionano meno. Teoricamente Gli abbiamo incendi regolari ogni incendi estate. boschivi, le dighe, il Natale, in estate. E quindi, vabbè, fate lo scherzo. Signori, bentornati, buon martedì 21 giugno, sta uscendo 31 giugno, Ventuno vabbè, che non giugno. esiste, 21 giugno 2022, e questo canale riapre per voi per fare un gioco di merda. Perché sì, aspetta che pure altra. Ok, aspetta che abbasso un po'. Per fare un gioco di merda, però ci siamo. Aspetta, perché ti pare da quando non streamo più con la web, eccetera, eccetera, è tutto sminchiato. Quindi oggi si fa The One di Fall Guys di nuovo. Ricordiamo a tutti che il 21 giugno è un giorno, assolutamente sì, ed è l'ultimo, ed è il giorno più lungo dell'anno. Oggi farà buio più tardi, da domani già le giornate iniziano a rimpiccioli, a perdere qualche secondo fino a quando farà buio alle 4. Ok, ci capisco. Va Fino bene, a un quando. segno. Mi metto a contare i secondi da Mi domani, anzi, raccomando. Allora, cosa già da tu stasera? guarda quando stasera guardi fuori dalla finestra ed è ancora giorno, guarda domani a che ora farà, a che ora finirà il giorno, e ti farai vedere che sarà un minutino prima di oggi. Va Va bene. bene, mi raccomando, fateci caso. 31 giugno, sei andato un po' avanti, così tante sono uscite fuori. Esatto, un incantesimo discorso, vedete. Ciao, Mantico Lane. A parte che, devo esservi sincero, ragazzi, qui non fa caldo. Alan, Davvero. tanto arriva Alan con 20 mesi di sub, quanto hanno? 20 20! 20! anche mesi. Cifre che fanno già ponte! No, secondo me. Grazie Alan per i 20 mesi. Evviva Fall Guys. Oh, Viva Fall Guys, un paio di scusate. palle. Intendevo Fall Guys. Viva Fabio. Grazie Take it up. Alan, grazie per i 20 mesi. Ah, ringrazio anche Crossanti per i 38 mesi che ha rinnovato 2-3 giorni fa, ma o non l'ha condivisa e quindi non c'è nell'alert, non posso mandarlo, ma lo vedo dai feed attività. Quindi grazie anche a Crossantin per i 38 mesi di sub. Allora ragazzi, prima di andare, perdiamo un po' di tempo, chiacchieriamo un pochettino, anche se poi probabilmente Cigatto dovrà andare, però innanzitutto vi aggiorno un poco su come vanno le cose. Qua va tutto bene, stavo dicendo, non fa caldo, indipendentemente di quel che possiate pensare, ha fatto quell'ondata di caldo a maggio dove veramente faceva caldo. Infatti c'è il ventilatore lì ed è, non l'ho mai attivato, cioè non si è mai, non l'ho mai utilizzato, non c'è bisogno. Se io sento un po' caldo mi tolgo la maglietta, sto a petto nudo e si sta, probabilmente dovuto al fatto che sono in una località di mare, ho il mare di fronte, quindi c'è quell'arietta sempre bellina, okay? Addirittura io quando dormo il pomeriggio, e questo la dormo il pomeriggio, per questo non faccio più live. Sto col balcone quasi chiuso perché c'è sempre quella corrente che ti dà fastidio. Qua segna 31,3, ma si sta bene. E qui sono 30 gradi, mi segna l'Amazon Echo. Ma ci sta, ragazzi, siamo in estate ormai. 30 gradi è fattibile. Fino a quando non scoppia un incendio vicino a casa e mi fa sentire 70 gradi. Mollica! Pure! 15 mesi e si avvicina al train, mamma mia. E Molly arriva con la seconda tranche di audio. Grazie Molly. Fa Fagallo. callo. Fa callo. Ciao Molly, grazie mille anche a te per i 15 mesi di sub. Bentornata. Beh, qui sto dicendo, si sta discretamente, si sta discretamente. Ho più paura quando vado in Veneto che probabilmente morirò di caldo sapendo che sono lontano dal mare. È molto probabile questa cosa, molto probabile. Conoscendo Casa di Pollo, che non ha né zanzariere né condizionatore, io morirò probabilmente. Saranno 10 giorni che. Oh, Madonna, che vive in un forno il Ma poveretto. non lo so. Lo testerà perché è la prima estate che passa in quella casa lì. E quindi lo testerò anche io. Quindi.
Guarda, quando sono andato a dicembre a Padova c'era l'umidità che la respiravo, proprio la bevevo, quanto era umida, quindi non so Lieza, se è lo stesso sì, lo so. d'estate a Peradoro, Padova. peradoro, 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 Staccammo peradoro, quel pochino di Lieza, intanto. peradoro, 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 peradoro. Grazie, Lieza. Io l'umidità a dicembre era pazzesca, quando sono andato a fare il Capodanno lì. A Venezia, ripeto, ne parlavo con i Termos ieri, quando che si parlava di mascherine e di Covid. Io a Venezia ero un cieco. Lesa, se vuoi venire a provarlo, puoi venire. Ero un cieco perché ho talmente umidità. A parte la mascherina chirurgica, si è infradito. Cioè, nuova, l'ho messa. Ah, Sisa, va bene. Va bene, Sisa. Mi sono perso il patrascio Va messaggero, bene, porca puttana. Sisa, grazie. Vabbè, l'alert è, no, è il patrasche messaggero, è l'asteroide, l'ex asteroide, ok? Quindi Ah, ok, non Alex parla il bot, asteroide. però lo. Lieza tocca. Questo c'è sempre stato, Lieza. Grazie, Lieza. Grazie. Non te che scrivi su quella cosa lì, quelli sono fatti per Wiccirinni, non arrabbiarti Trovo e noi. insopportabile la tua Tutte, mancanza di fede. tutte. Aspetta, Lesa ha riscattato i punti. Minchia. Tutto sta pronto. Vabbè, oggi. Grazie. Ma per l'abbonamento Kit regalo a Caesar, Mollica! dai! Ma dai! Ti prego, dimmi che è stato casuale, ti No, 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 prego! è proprio mirato. Vanticolini ha vinto. C'è tutto sballato. Vanticolini ha vinto. Molli, Dimmi grazie. che non l'hai fatto di No, l'ha proposito. fatto di proposito, perché c'è scritto Mollica ha regalato un abbonamento di Luna, sì, se poi non parte l'iTrain, perché Molly già hai fatto tu la sub, dovrebbe farne un altro per l'iTrain. Oh, guarda, minchia, Comunque, Caesar, sei grazie qualcosa Molly. Che di clamoroso, schifo, cazzo. Sisa, di. No, Sei veramente qualcosa è di schifo di me, da clamoroso. 15 mesi di sub totalmente rubati. Totalmente rubati. Grazie comunque Molly, gente di sub, 21 abbonamenti. Grazie, grazie. Allora. Partiamo. Tanto Lieza, dico, se vuoi venire, vieni. Non ci sa più. Venghi, venghi. Manticolei ne ha vinto 5. È sempre bello quel botto lì che non l'ho sistemato ancora. Ha vinto 5, va bene? Va bene. Andiamo! È proprio per dimostrare nulla, sì. Live che vanno dal 2018 ad oggi, dove il botto dice che ti hanno regalato una sub. So io cosa regalargli. Andiamo a girare la ruota. Con i ritorno nei capelli Tu sono gira che serviti. io devo riaprire e chiudere Va DS bene. di nuovo. Va bene. Andiamo, signor. Cigatta ha problemi con le cose audio, che siano TS o Discord, quindi. Wiccirini, ciao Nicola. Bentornato Nicola, buon pomeriggio. Sì, sei sempre pronto adesso. User joined your channel. Sempre pronto a rompere i coglioni, sono d'accordo. Allora, signori, bentornati, ci siamo, ci siamo. Si gira di nuovo la ruota. Da quanto tempo sono cresciuti i capelli? Non ho come bannarti, Nicola. Considerati bannato. Iniziamo, giriamo la ruota per Lieza. Vediamo un pochettino, dopo tanto tempo, sta ruota che. Anticoleni, scusami, anticoleni. Grazie, anticoleni. Non so, sono sabbro, non puoi bannarmi. Sto cazzo, non posso bannarmi. Nienza, andiamo. Ancora. Vediamo un poco. La truffa per Lieza. Non ho messo una parola di troppo, ragazzi. Non ho voglia nei giorni così di live di cazzo fare questa cosa. Una parola di troppo torna a settembre quando tornerò con le live, ok? Quanto sono. Okay. Annuncio che è ritornato. Grazie, grazie, Sisa, cosa non l'avevo detto. Allora, C'è il riscattasuono personalizzato di nuovo, per non poco. vorrei,
poco non tempo. vorrei sia Edge quello il problema che magari mi fa interferenza audio, non lo so, perché di nuovo sto avendo lo stesso problema. Faccio una cosa, provo a Prova a chiudere Edge chiudere da live, me la metto da Edge. telefono e Ragazzi, non lo so chiudo. perché era forte, ok? Poi in caso li abbasso da... non faccio live da un mese. Sti bot non venivano toccati. Witch, giro la ruota per te. Fortissimo. Ma sei... E certo che è alto. Windows di merda. Era Windows di merda, me l'ha alzata al massimo. Probabilmente con l'aggiornamento di Windows mi ha alzato il volume del Flash Player. Ecco perché. Che palle che devono toccare i volumi ogni Minchia, è volta. partita a cannone. Infatti, cioè, non sapevo. E qui c'è la truffa anche per te. Vabbè, oggi è giornata di truffa. C'è qualcun altro che l'ha riscattato? No, perfetto. Allora, vi ricordo, ragazzi, che. Mentre arriva Laser non pelato, ha Ciao, riscattato. ciao Liezer. Ciao Lieta, aspetta che c'è Saesa che ha riscattato e Nicola. Saeser. Sì. Vi ricordo quindi che c'è il suono personalizzato. Per chi non ha il suono, non vale per chi ce l'ha. Per chi ce l'ha sa che può cambiarlo quando Allora, vuole. ragioniere, che Ecco. fa? Batti. Batti? Ma Ok. mi dà del tu? No, dicevo, Batti batti lei. lei. Ah, Grazie. congiuntivo. Sì, Quindi, aspetti. chi ce l'ha lo può cambiare, mi dice Fabio, mettimi questo come audio, me lo inviate, eccetera, eccetera. Sto dando una possibilità per chi ha i 50.000 punti canale e vuole un suono tutto suo da spammare su questo canale di merda. Quindi in caso lo riscattate avrete il vostro suono. Ok? Ora chi tocca? Cesar Nicola, giriamo saluto e poi andiamo a giocare a quel gioco di merda. Ok? Cesar, andiamo. Un'altra frutta. Un'altra frutta. Vediamo un po'. Io, Fabio, io torno tra una decina di minuti e iniziate pure Vai senza tranquillo, va bene, me. sì, vai A tranquillo. dopo. Buon pranzo, a dopo. Il primo a proposito, visto? Il cigatto deve andare a mangiare, ed è il primo. Con 5.000? Che schifo, si sa. Pure 5.000 ti pigli. Ultimo, ma non ultimo, Nicola, giriamo la ruota per te e pensa al suono che devi pensare. Poi andiamo a giocare. Sperando che non ci sono adesso cazzi e mazzi con i server, se... che quello può essere un problema. Niente, oggi la ruota è monotematica, due frutte e due primi, va bene? Uno, due e tre. Quindi, giustamente a Lezer hai dato 1.000. Questi punti ve li do il prossimo anno. Andiamo a giocare. Allora, chiudo stream Avatars perché devo avviare due cose, altrimenti intanto schermata. Chiudiamo stream Avatars. Io devo pensare. Nicola, ma volendo puoi pure riscattarlo e poi darmi il suono. C'è gente che deve ancora darmi. Doveva darmi ancora il suono dopo un anno. Poi li ho rimborsati addirittura, che dopo un anno era veramente, veramente tanto. Nicola ha riscattato il suono personalizzato. Ok. Ti toglierò quei punti quando deciderai il suono. Però a me già mi rimane che tu hai riscattato, ok? Quindi Nicola, pensaci bene. Deve essere un suono. Da 5-6 secondi massimo, ok? Poi vediamo. E poi si vede in caso. Fall Guys. Comunque, bravo Nicola, sei riuscito a riscattare il suono. Ah, Don Ludo con lo stemma fondatore. Fondatore, vero che succede? Lo stemma fondatore che ricordo non possiamo più modificare. Cioè, nel senso che chi l'ha fatto quella sera là, adesso si incula. Come? No, Perché? non l'hanno tolto, Lezza. Ma come? È spuntata poi dopo un paio d'ore, quando noi probabilmente abbiamo fatto in contemporanea sta cosa, è spuntata che c'è un problema con l'eliminazione dello stemma fondatore. Abbiamo rimosso momentaneamente la possibilità di Ah, togliere i fondatori, i vabbè, vecchi l'hanno fatto fondatori. giusto giusto. Sì. Sì, era normale l'antico. Momentaneamente questo, Fabio, È arrivato, veramente. testa di cazzo. Veramente. Allora, innanzitutto stai molto calmo. Io non sto calmo. Non sono neanche il pagliaccio di Sì, io lo so, nessuno. poi io... Ok, passiamo un po' il gioco. Ciao Riccardo. Ciao Fabio, Lezza ciao che è Simo. basso. Sì, che è basso. L'avevi visto dal Madonna, vivo? sono lontano dal microfono. Metro e 72 circa, L'avevi visto dal vivo? 1,75 Quanto circa. Nathan è più o meno? No, Nathan no.
Adesso ne esageriamo. Vabbè, è vero, no, Lesa è più alto di Nathan. Nessuno è basso quanto Nathan. Neanche Nathan è basso quanto Nathan. È sempre bello Giletti, lo vedi come si appoggia al logo telecontro il Giletti? Giletti, aspetta, il meglio di un uomo. Aspetta che abbasso Riccardo, come è giusto che... No, il microfono a un metro e mezzo. No, il problema è che ognuno di voi sul TS ha un volume che vi do io. E quindi se siamo tu... lì. Quindi ti metto a più 1 e 5, che è da più 3 all'esa lo voglio anch'io, Aloy. Come l'hai preso? Ma minchia, da 5 anche Karim, Nicola. Da tempo è. Meno sì, era forse a tempo. Sì, mi... No, no, c'è da molto tempo che ce l'ho. No, ma dico, me era solo acquistabile in quel momento. No, sai, hanno fatto tornare ogni giorno tutte le vecchie cose. Quindi io però ce l'avevo già dall'epoca. Ho visto Karim dal vivo e non mi aspettavo fosse così basso, hai visto? È più o meno alto come Simone. Dovrebbe mettersi dei tacchi, Lieza. Lieza i tacchi se li mette lui quando e qualcosa ci fa. Allora, invitiamo. E la cosa bella... Ma il presidente del consiglio. Sì. La cosa bella qual è? È tutto col pad. Per invitare devo premere freccia su più F3. Devo premere... Io come al solito fate la prima e poi mi aggiungo perché... Allora, Lieza che online non c'è Lieza ancora, quindi niente, aspettiamo. Che voglio vedere... Che sto entrando da Steam. Vabbè. Voglio vedere se funziona l'invito da Steam. Non credo. Allora, rifediamo un po' di novità. Allora. Altrimenti me lo devo riscaricare da Epic. No, no, su Steam c'è. No, no, che c'entra? Ti no, si invita... per giocare assieme. Ti si invita da Epic, ma ce l'hai. Ma non c'entra nulla. Non arrivano più. L'account dovrebbe essere collegato. Così sì, sì. Allora, non ci sono più le colonne. Le hanno tolte, le colonne vecchie sono state convertite in kudos. C'è l'euro adesso, Repubblica Ceca. Sono state convertite in kudos. Però c'è sempre il livello colonne, vedete? Quello che c'era. Infatti sono a livello 18 ancora dalla vecchia corone stagione. Corone non perdone. Tutti noi abbiamo il pass battaglia. Ok, ciao Mr. Quest. Tutti noi abbiamo il pass battaglia, quelli che ci hanno giocato, quindi gratis per questa stagione. Di 100 livelli in negozio. Ovviamente come Fortnite, ragazzi, c'è il pacchetto sushi 9,99, due skin sushi più 1000 della nuova valuta. Menù pranzo. Menù pranzo, 99. Esatto. Lei ha tirato Fall Guys, lo vedo da Steam. Poi ci sono ovviamente le skin che si prendono con la valuta di gioco e poi con i kudos, il negozio oggetti classico con i kudos. Quella è una bella domanda, Cesar. Cioè, io ho pagato... 27€. No, allora sì, sa, non lo so. Teoricamente loro hanno fatto capire la prima stagione di Fortnite, cioè questa. Poi altri. Dei Fall Guys. Probabilmente si sbloccherà con. Probabilmente si sbloccheranno con i Showback. Che quindi... Ma non frega un cazzo, Fabio, è un furto uguale. Se una stagione sì, l'ho costa capito. 7,99, io ne ho pagato 20 cazzo 7 però euro. Però sai come sarà? Che se tu ti fai tutti i 100 livelli, arrivi a prenderti i showback che ti servono per la prossima. La chat ha donato un euro. Chi è la chat adesso? Perché non vuoi giocare? No, ma credo che avevano detto che chi aveva il gioco davano i primi 3 pass. Primi 3 pass. Mi pare di aver letto una cosa. Grazie, così ha chat. Senso. Così ha senso, 3x9, 27. Ciao Mr. Quest, comunque, buon pomeriggio. Ma tu non segui dalla Eddie Marco, invece. Sto giocando a Fortnite, però. Che schifo Fortnite, Mr. Quest. Comunque, grazie alla chat, che so chi è, che ha donato me. E compenso del pacchetto Legacy, Ezio. Ezio Greggio. Grazie. Nano risoluto, va bene. Comunque, a parte lo scherzo, ragazzi, non gioco con la chat, ovviamente lo sapete, è per i bambini. Voi che mi seguite, ovviamente... Scusa, gioca con i sub. Oh, bella skin risoluto. Ma Ezio è bellissima la skin. Vabbè, sì, effettivamente gioco con i sub, sono tutti i sub che stanno scrivendo, potrei fare. Quindi, gioco con i sub, dici Gianfifi... Vogliamo fare una prova? È che non so quanti siete che avete già Fall Guys, potrei fare una privata istantanea e vedere... Ma siamo troppo pochi. Siamo pochi, lo so. Caso, ricordati domani di venire a giocare da noi. Lo so. Lo so che lo fate domani. Bastare, anche qualche ci hanno tolto, altro. Ci hanno tolto. Non è passato il. Domani è mercoledì. Prodotto piazzamento. Ok, perfetto. Che venerdì non avrei potuto. Allora, ragazzi, io l'ho giocato da Switch stamattina ed era ingiocabile. Lo facciamo domani e il 28. Venerdì sono da gatto, quindi non ce la posso fare. Non ce l'avrei fatto. Lo fa gatto, vero? Dobbiamo fare tartarughe ninja. Ah. Facciamo in quattro. Sì. Io, stasera, ma... io, Gabriele dovrebbe essere io. Io, Gabriele, tu.
Vediamo un po' minuto spettacolo personalizzati crea. È che cosa... forse in 4 è veramente troppo incasinato. Dobbiamo vederlo, perché se scopriamo che in 4 è incasinato, non voglio capire a 7. Ma io l'ho visto anche fatto da altri, in 4 è veramente... No, Gianfi, gli ho già detto in 4 non dire cazzate. L'ho provato in 2 con Gabriel e non ho capito un cazzo. In allora, ragazzi, io sto guardando una cosa. Ci sono lobby, giochi che si possono fare da 2 a 60, da 2 a 30, 2 a 6 giocatori a maratona finale. Ok, quindi già se siamo 6 si può fare la finale. Ah, direttamente. Proviamo a farla. Dai. Come il... Io sono pronto tra 5 minuti. Voglio dare la possibilità di giocare. Ragazzi, vi mostro il codice. Vai. Vi mostro il codice. Entrate, chat. Proviamo una così per provare. Lesa, quindi in conseguenza. Io ti ho invitato, non so se arrivo. Riesci. Cambiando. Allora, io ho la lista dei giocatori, quindi se vedo se riesco pure a espellere gente che non è. La skin di Ezio è veramente fatta strabene. Hanno preso quella di Fortnite e l'hanno fatta più piccola su Fall Guys. Sì, tanto ormai è tutto loro. Ma chissà se adesso effettivamente, essendo tutto loro, magari la Epic mette anche tutte le collaborazioni con la Marvel, roba del genere, anche su Fall Guys. Non lo so. Fanno il pacchetto unico, tutto sì. Sì, ovvio, la scommessa vale per la prossima, ragazzi. Facciamo una prova per vedere, visto che voi se siete sul gioco, di giocare insieme una partita. Io purtroppo non ho i numeri per fare le grandi partite private su Fall Guys. Come... Vai in partita personalizzata e unisci. Dov'è partita personalizzata? Quando seleziona spettacolo. Spettacolo personalizzato, unisciti. Sì, Nicola, ti aspettiamo un po'. Io posso fare, ragazzi, tanto non devo andare a dormire, alle 3 devo andare in ufficio, ma non per lavorare, domani lavoro, domani mattina lavoro. Quindi non, io posso continuare, ecco, laser, cioè fammi vedere se ti posso espellere, butta fuori, ok, sì, quindi in caso si può fare, ok, basta, non devo buttarlo fuori, basta, ok, si può fare, ok, quindi grazie a Dio col fatto dei nickname, se vedo qualcuno che non è di voi lo butto fuori, ecco. Finalmente 20 anni ci sono voluti per avere i nickname. Questo è buono per chi ha la community grande, sapere pure con chi stai giocando. E chi è quello che è entrato? Allo. Allo? Allo CN2728. Non so, sto guardando 160p per fine di scaricare. No. Chi devo buttare fuori di qua? Chat! Ah, è Nicola! Cretino! Che nome del cazzo, Nicola! Madonna, Nicola! Che butta nome... fuori! Ti butterei fuori, fuori a prescindere! Cioè. Che butta no... fuori! Cioè, che nome del cazzo! Ti voglio bene, Nicola, che nome del cazzo! Cioè. Alocin 2728... 2728 cos'è? L'altezza del... No, non è nulla! Lunghezza e diametro! Quanti anni avevi quando hai fatto questa account? Oh, che sì, oggi se avete fantasia non mi chiamerei Nicola. Anche questa era, cioè, io li aspetto una lancia come Nicola. È stato che su Amazon il bundle PlayStation 5 più Horizon. Sì, l'ho visto. A 560 euro che è il prezzo giusto. Anzi, probabilmente anche un pochino più. Che non ho. Quello, quello. No, più che altro sono finiti in 5 minuti. Vado. Allora, aspettiamo che arrivi Enrico e siamo 4. Poi se c'è Mr. Quest. Io ho detto a quel test di cazzo. Ma 2 minuti nel caso. Ho detto a quel test di cazzo di Caesar. Caesar, guarda che è free to play. E tu sei un mozzone. Fermi. Che 27 e 28 numero messo a caso perché Alocin era già preso. Pure. Quindi c'era già un altro che aveva il nome Nicola con l'H già preso. Pensa tu come sono per me. Io non ho parole, ma. Sono tornato. È arrivato Cigatto, ok, quindi Cigatto è il quarto della lobby privata che entra a giocare. 1 minuto e 40. Minuto e 40 di cosa? Che finire di aggiornare Fall Guys e posso entrare. ok. Quindi sappiamo la lore dell'H finale. È come io che ero Take 853 perché Take 85 l'ha preso il 3 del mio giorno di nascita. Che fastidio. Voi prendete nomi comuni. Oddio, sì. Beh, Taichi, è ovvio che non è un nome inventato da te, è un nome di un personaggio. Sì, sì. Allora, come non dove... come me. Ma va a cagare tu. Invento.
Cioè, allora mi come dovevo chiamarmi? C'è Falutese pelato, vero? Così tu eri contento. Sarebbe stato molto. C'è Falopod era perfetto. Sì. C'è Falopod non lo usa vabbè. Nessuno. C'è Falopod, dammi questo, vabbè. Cioè, grazie a Dio sto riuscendo a uniformare tutti i nick. Ad esempio, su TikTok, quel social di merda, quel social del cazzo fatto di bambini che non posso dire la parola. No, 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 non è fatto di bambini, è fatto di persone del cazzo violente e Seguitemi su TikTok. Sono riuscito a cambiare il nick da Taiki 85 Twitch a Taiki underscore 85. Almeno il nickname quasi uguale a tutti gli altri. Intanto vado a vedermi. No, non posso nominare. Su PlayStation sono Taiki 853 perché Taiki 85 non c'è, però va bene, ci sta. Cosa devi andare a guardare? Devo dirlo, lo dico. Dillo. Vado a vedere Xuderone. E che palle! 20 ore al giorno di Fortnite. No, sto giocando a Fall Guys. Oh, vabbè, è day one oggi, ci sta. Sai che è comunissimo, zero fantasia, mica come Cesar Italica. Fabio, dimmi. Mi inviti? Non posso invitarti, devi entrare tu. Che palle, arrivo. Cigato. Ah, devo entrare? Sì. Devo entrare io? Stavo perché? Facendo una roba, perché sto facendo una partita privata con la chat, l'unico della chat è Nicola. Pipiri. Come entro qua? Seleziona spettacolo, partita privata, inserisci codice. Ci devo rimettere a 1080 altrimenti spettacoli personalizzati, penso. Sì, voglio proviamo a farne una per vedere più che altro, perché Mister Quest guarda Mister quel cretino di Mister Quest guarda Marco. Dov'è il codice? A cagare. No, sta guardando Marco, sta guardando coso. Chi? J-Taz, game da combattere. Vabbè. Fabio, il codice della stanza. Allora, 3, come il 3. Roma, Bologna, Otranto, Toraino. Allora, a luglio, ve lo dico, luglio o agosto, Ricky e Fabio, se siete a casa, una mia live pomeridiana facciamo forte. Io ad agosto non ci sono, dal 9 al 20. Allora, guarda, dipende da se prendo effettivamente questa casa, se non mi suicido prima col casino che ci sono con la banca e se non sto traslocando. Scusa, quando ci siete? No, fine luglio non posso perché dobbiamo vederci in James May. Vabbè che in quella lo finiamo probabilmente. Giocare la gente solo perché hanno abbastanza gusto da non guardatelo. Siccome mi sta qui, detto se giocare... per giocare dico mi sta qui, lo so che sei qua. Ora state calmi, ragazzi. Ma possiamo andare avanti? Manca quel cretino, quel piccione del cazzo. Ma tanto saremmo 5-6 su 6, non si parte comunque. No, si può partire. Non è vero. Da 2, ecco, vedi? Comincia lo spettacolo. Ci saranno 2 secondo te, ma non rompermi i coglioni. Ma guarda quest'altro e non capire. Allora, Ora faccio partire la fight sul COVID come ieri, va bene? Allora ti fighto la faccia, Già dice che a fine luglio c'è il picco di COVID. Attenzione, Omicron 5 è più contagiosa di Omicron 4. Aspetta, fammi pensare, Omicron 6 è più contagiosa di Omicron 5. Ma Omicron per 6-8. Beh, quando arriveremo a Omicron 8, i meme che ci saranno voi non avete nemmeno idea. Se sono intelligenti, se sono intelligenti salto ad Omicron 7 e Omicron 9. Nella versione italiana sono Goffredo. Perché Omicron? Omicron per 6-8. Omicron per 6-8 era il pianeta degli alieni di Futurama. Cazzo, è vero. Quindi qua. Sai quanto che questa si offende se parliamo di Futurama. Allora, dove devo andare? Mettetela di darmi roba. Basta. Ah, cos'è? Tutta questa. Svegli che è andato a cefalo. Io me lo voglio vedere, Jess. Sicuramente ce l'ho. Io e Polo ce lo terremo quando sarò là da lui. Può avere il season pass. Ma cosa? Lui adesso si monta il proiettore. Ma lo guardi insieme a me in live. Me lo guardi in 75 noni, me lo guardi. Allora, 75 noni. Pensa tu che formato è, scusami. Tutto strecciato, che sicuro. Dal trailer ho visto che è andato a Milano, sicuro, sì. Perché si vedevano i navigli. Sì, prima che si fosse uscito. Ma ho visto che era in una cittadina del sud Italia, non mi ricordo fare show quale, selector. Show selector, partita personalizzata. C'è Bean, custom show. C'è Mr. Bean? Okay. No, c'è Bean, il robottino che lo chiamava Bean. Ah, se l'è portato appresso il robottino. Si vede in una scena del trailer, si vede il robottino. Ok. Il 75 non è lungo questo. Ah, ma 3R bot. Okay, Ricky, partiamo, Nicola. Fine. Partiamo. Fine. Aspetta, come si chiude qua? Ho visto che è stato in Sardegna perché c'era una scena con dei suonatori della Allora, Mantis, come chiudo qui? Devi venire a far vedere roba di cibo, perché tanto fa vedere roba di cibo. Sardegna e Sicilia, ovvio che ci va su due realtà molto. Ma
a parte il cibo, ti deve far vedere tutte le maschere, Napoli, Roma, Venezia, Milano, tutti i po'. Questa le fa. Poi andrà in montagna, una zona della montagna. Immaginate tutto sto tempo abbiamo perso e sempre non funziona. Vediamo. No, no, 5 su 5, che si fa? Oddio, cos'è? Non è tutto sballato. Ma non è finale poi. Sì, è la finale, l'hexagon. Non c'era scritto. Rimane era tutto buggato. Come cazzo funziona ragazzi, sta merda? È l'hexagon, solo che non è più fermo ma gira, ok? Oh no. Cazzi vostri. Oh no. Oh no. Bellissimo. Non mi ricordavo quanto ma saltasse. Si sprofonda tantissimo. No, sto già cadendo. Mi sono vinto. Che era successo? Uno doveva eliminare, okay. Che ho tutto lì. Ma ok, non era la finale, ve l'ho detto. Ok, sì. Non è a finale, ma guarda che figo Ezio, avete fatto. Ciao Lieta. Bello, mica non so giocare. Che skin voi? Vabbè, ma voi ce l'avete gratis, gli altri due. Io non hanno nulla, gli altri. Io oggi l'ho installato per la prima volta, quindi. Si sa quanto ti. Ok, rotola giù un altro gioco. Anche questa non è la finale. Perché dobbiamo. La finale in due, ok. Ci resterà una tic tac per sempre, praticamente. Non gioca fisso. Tanto, ragazzi, sono test. Amen. Son dai, giochiamo assieme, però. Ci vediamo stanotte. Va bene. Tutta la notte. Allora, tengo i nomi così vedete chi sono. Vieni qua, Nicola. Va bene, vieni. Cosa ha detto? Bello che Lesa tra virgolette quello più esperto del gioco è sopravvissuto. È morto rispetto a Nicola. Vabbè. Vieni qua Nicola. Vabbè, stiamo testando una cosa, raga. Poi ora. Poi questo con i termosin 800 sì, sarà questo è bello domani. Vero che e domani se riesco ceno prima per arrivare alle 8. Tanto con i nickname è più bello che finalmente riesci pure a vedere chi c'è. Poi ti entra HDCL2728. Ho fatto un nuovo su Pokémon Go e ha dato un Shield on Cell. Nicola! Ok. Ciao Nicola. No, io invece penso che farò le prime partite, poi andrò a cenare e lascerò il posto agli altri. Ciao Nicola, grazie. Non ne faremo così tanti. Più probabile per la prima. Alle 3, 4. Sì. Rimane. Beh, ma se cambiate costantemente. Non credo. Neanche stasera? Strano. Non penso. No, penso live Sabon gli aveva detto che lo vuole fare. Okay. Ha più senso. Sì, sì, per lui, per voi grandi, sì. Ecco, paura che poi con la Sabolli magari rischi di non riempirla. Perché... Allora, lo fa alle 3 del pomeriggio, quindi magari può avere un po' più difficoltà ad averla. Quello però che dico, sì. È quello che dico. Perché comunque, ok, ti guardano in 300-400, ma non tutti lo scaricano. Nicola, vediamo il problema. Ma adesso fare un'altra play, poi. Lo so, però la gente non lo scarica. Non lo scarica, non è stato. Ha una voglia di fare sì, cose. Sì, sì, quello sì, è vero. Non ha... è vero. Oddio, crema tutto. No, no, ma questo qui è... Comunque, perché il sub non basta. No, no, esatto. Probabilmente basta, magari la prima volta che lo fai, sì, dopo no. Però. Vieni qua, cigatto. Ma lasciami stare, com'è che si grabba? Quando è RT, quando... col dorsale destro RT, ok, grazie. Il grillino Beppe Grillo. Ok, ora c'ho pure la panciata. Sì, free to play su Epic, ragazzi. Ma se si riesce a giocare anche in pochi non è la stessa cosa. Io ogni tanto potrei pure farlo. Che io cerco giochi di giocare con la chat. Però come giustamente detto da Ricky, già è difficoltoso con una chat. Già è difficoltoso con una chat grande. Figurati io con una decina di spettatori. No! No, cocigatto, siamo rimasti soli! Cosciutto! No, se cade prima il mio mi ammazzo. No, non cade più, sono due. Ok, sono cado io invece, non è vero, mi salveros! Ora inizia ad accelerare. Non so cazzo. Non so quanti giga è. Sono 3 giga. Sono morto. Non è vero. No, 3 giga no, ma non è tanto. L'aggiornamento sì, è un 3 giga. No, ha vinto! Ho vinto la mia prima partita. No, sono stato eliminato io e non cigatto. Eh sì, perché abbiamo avuto sfiga che... Sono caduto prima di... Erano livellati quello sotto e quello sopra. Che palle. No, cosa? Sono sopravvissuto!
No, ah, perché è vero, non era la finale, siamo io contro C. Sì, sa, vai tranquillo. Non faccio le... Non faccio le private tutta la live, siamo quattro, cazzo faccio le... ne faccio una, due, ne faccio un'altra perché c'è Nicola che sta giocando e sono... e lo faccio giocare un po', ma cosa c'è per giocare insieme? C'è il labirinto, tu sei RT per acchiappare la Madonna. Ma scusa. Labirinto in due, bello. Cioè... Non l'ho mai fatto in vita mia, però... Lo do io in caso, si sa, vai tranquillo. Ah, è questo che non si apre. No, bastardo. Coccici gatto. Questa roba. Ne faccio un'altra. Ma che bestia, che teca. Se poi qualcun altro vuole se poi qualcun altro vuole entrare, va bene. Facciamo un... Comunque io ho trovato l'utilità ottima di Pokémon. Sì? Di Pokémon Go. Cosa? Aspetta, non guardare Fabio. No, mi tiene semplicemente in memoria dove sono stato. Perché tanto quando giri le palestre poi c'è la mappa. Ah, sì. Almeno ti segna dove sei stato. Sì, sì. Cigatto, ho scappato. Ma cigatto, come? Cigatto. Ne ho una sessantina in Giappone, ad esempio. Madonna. No, vaffanculo. Non è questa. Come non l'ho mai citato, yeah. Né usato il conto. Non è neanche questa. Cos'è? Vabbè, vedi. Ah. Dove vai? Vieni qua. Ma c'è gatto. Cos'è qua? Vabbè. Cosa? Ma c'è gatto, come? Corre qua. No, c'è gatto. Mi grabbalo col piccione del culo. Grabbati il cazzo. Ma c'è gatto. Ma che sei vantaggio. Ma sconfiotto. Poi grabba la colonna con RT, poi sempre come... Ah! Vabbè, guarda tu. Cos'è sta roba? No, ma c'è gatto! Sì! Corre, sì. Cigatto! Cigatto! Adesso quando vinci cosa dà? Non lo so. Un grandissimo fallo! Corre, Cigatto! È lì sopra, è lì! No, dai! No, dov'è? Cigatto, devi rimbalzare nelle cose! No! Rimbalza, Cigatto! Cigatto! Non rimbalza! No, Cigatto, tuffati! Tu! Tuffati! Rigrappalo! Bastardo! Va bene! Dovrebbe dare sempre... Non lo so cosa dà, il problema è... Adesso niente. Perché... No, qui non dà nulla. Dovrebbe darti nulla. Vai, parti subito. No, aspetta, vediamo se riesco a fare un altro spettacolo. Che due lacrime, cazzo! Maratona finale, 2.40, 2.38, 8 ladri di dolci. Che cazzo? 8.60, 2.60, spettacolo in solitario estremo, modalità estrema attivata. Tracciati fanali rivisti. No, che cazzo di... ragazzi, c'è ancora un posto, se volete. Facciamo un club in fila un round in fila all'altro di club di assalto per finire in bellezza una gara di salti. Sei fagioli entrano e uno la maratona finale l'abbiamo fatta. No, facciamo un salto in giro, dai. 4 di 30, vabbè. Chi manca? Non ci sono. È uscito Kikishimaru. No, sono rientrato tranquillo. C'è. Mi ricordavo la password. Ma... C'è qualcun altro che... Iniziano a accorciarsi le giornate. Da domani. Qualcun altro vuole entrare? Comunque è vero, è ragione... Per una volta devo dire ragione Sior. Summer... Summer Solstice sembra il nome di una pornoattrice americana. Giacomo, però sai, non è settembre. Da domani accorciano le giornate. Lo dico io, lo dice la scienza. È da domani che si accorcerà. A settembre, 21 settembre, è il pareggio tra giorno e notte. Esatto. Sì, è l'ultimo, è l'ultimo giorno di giornate lunghe. Cioè, è il giorno più lungo dell'anno. Poi dopo, poi dopo si riesce. Cioè, il giorno con il maggior numero di ore. Di ore e linee luce. Cioè, partiamo. Giorno inteso come giorno proprio. Sì. Giorno Giovanna. Queste lutte le facciamo con le private. Poi ragazzi, quando ritornerò in pianta stabile con la dovuta organizzazione, ci organizziamo e facciamo delle una sera, un pomeriggio con tutti con voi. Quindi scaricatelo, il tempo c'è. Cioè, ci saranno le occasioni. Quanto grosso per noi e poi tenetelo, tanto non è che pensa. Sì, appunto. Poi funziona ovunque, se avete la console funziona. Io già l'ho provato su Switch e subito si è sincronizzato immediatamente con tutte le cose che ho sul computer. Sai che è bello con l'Ultimate? Giocare a Fall Guys sul cesso. Bello. No, con la Switch. Cazzo, lo scarico su Switch! Lasciami! Beh sì, io te l'ho detto, l'ho scaricato già. Ho disinstallato Mario Strikers perché l'ho sbagliato. L'ho venduto, Mario Strikers. Strikers e Strikers.
merda. Io non so se ho altro. Vabbè, non è che se non sai giocare a un gioco, Vabbè, non è che se non sai giocare a un gioco fa schifo, Fa schifo. Vabbè, certo. Se una pippa il gioco fa schifo, come i bambini nel video, no? Nicola, 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 che cosa vi? Testa di cazzo! Che è morto, Nicola! Stavo cadendo io che bello. C'è un testa di cazzo che ha aggrappato e l'ha fatto girare e poi è morto Nicola, vabbè. Che palle. Devo vedere se ho altre mod da inserire. Ciao Nicola, guarda come cade tutto duro. Ho dato le season pass e un po' di skin tipo quella che ho io di Ezio. Greggio. Ezio Greggio. È fatta bene, è fatta molto bene. Michel Luz in Greggio. Ezio Greggio Superstar. Ezio Scol. Michel Luz. Mi sono fatto il giro e tanto. Ma l'abbiamo appena fatto. E questo sarà. È okay. A tre adesso. La miscelina dei giochi è un po'. No, è a tre barre adesso. Oh no. Ho capito, cioè nel senso. Ma è una. È tutto su questo gioco qua che diventa sempre più difficile man mano che andiamo avanti. Ai Aliezer, lasciami. Sì, probabilmente è così. Lo prendo io! Già, lo prendo io! Come dire, Nicola, lo prendo io! Lo prendo io! No, 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 no! Vabbè. Vado a prenderlo. Ho sbagliato. Sei cazzo! Vieni qua, ti tengo io! No! 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 Fa culo! Mi grippate questo momento, per favore. Che voleva buttare giù me e invece è caduto lui come lo scemo. Crippatelo. Ancora favore. Una volta vola via la velocità della luce. Porca puttana. Guarda che me l'ha caduto. Addio. Ah, ho appena notato che ognuno vede i personaggi in posizioni diverse. Perfetto. Una bella remata sul lago Duria. Ah, sono diversi. Ah, cosa facciamo adesso? Ti vedevo in mezzo al centro e ti vedevo in alto. Tutto i quadrati. No, allora è vero. È la finale. Allora è vero. La finale, quello che crolla. Questo crolla. Allora è vero. Era proprio voluto tutti e tre questo gioco. Fai in modo che cadono tutti nella mema, tranne te. Tranne te. Stai guardando? Niente. Come vedete in live. Ok, niente. Che schifo, Lieta. Fammi vedere il cigatto. Ma come vieni qua a guardare? No, vedo cigatto che è la matricola, come c'è scritto in basso. La matricola. C'è scritto matricola. Sì, lo so che c'è scritto matricola. Oh, a me hanno dato caduta libera, ragazzi, come nome, va bene? Oh, allora. Sì, bello. Pim, pim, hanno riconosciuto pim, i tuoi audio. Cazzo. Cigatto. Ah, no, arriva. Sono morto. Merda. È vero, sono vivo. Non l'ho evitato. C'è stato un errore di calcolo. Ok, sono chiuso in questa mattonella. È rimasto isolato, Ricky. Guarda. Ciao, Ricky! No, bastardi! Non fai molto, Ricky. Che carognata, no, però. Infami. Vai, cigatto, fammi la doppietta. Zitto, Fabio. Zitto. Aspetta che reporto, Fabio. Ha riportato il cazzo. Qua ci muoio. Ah! No, gli zerrò! No! Lì c'è cigatto, incredibile! Incredibile, cigatto! Ok, io ringrazio Nicola per aver partecipato. Adesso andiamo a fare qualche partita normale. Se c'è poi qualcun altro che dice Fabio, io posso, voglio giocare, facciamo poi un'altra con il computer. Ok, adesso vi invito. Allora, invitiamo la gente. Shift F3, invito Liezar, invito Ricky Shimaru, invito Cigatto. Perché no, la... poi. Allora, io voglio capire, perché non fai la lobby? Posso accettare da tutte e due le cose. Una squadra potenzialmente infinita, cioè perché 4? Vuoi usare la chat vocale con gli amici? No! Ma sei scemo! Cioè, questo è. Comunque, grazie di poco. L'autofitto. Come ha detto Lezo, ti ha fatto di tenetevelo il gioco installato. Cioè, in parte ci giochiamo dei thermos, che è meglio. Ninja. Cioè, ci giochiamo anche qua, ogni tanto le faccio le private. Oppure con i control, mettete qualche domenica sera facciamo le live dei control. Guarda, in estate è molto probabile, ragazzi, perché non ci saremo praticamente mai tutti. Beh, io magari se riesco. Ah, ma mi è arrivato in estate... da Steam mi è arrivato l'invito, ok. Io che se riesco in estate posso pure intufolarmi qualche partita, anche se no, non quando, ci so. Quando va bene a te, Fabio, sempre quando va bene a te. Ci mancherebbe altro, in realtà.
tutto l'anno. Cioè, scusa, mi è arrivato il doppio invito, Epic Steam mi è arrivato praticamente. Aspetta, seleziona spettacolo. Ok, c'è? Spettacolo stelle da stadio. Fatti valere nei nuovi round. Facciamo i nuovi round. Tanto per me è tutto nuovo, quindi figo. Gli alli imbronciati, ma che figo, no? Bellissima la skin di Jezer. Voglio questa. Nickname. Ma mi hanno levato piccione. Ma io avevo uccello incredibile. Perché non ce l'ho più? Beh, perché è equivocato. Vabbè, metto caduta libera. Hai detto metto caduta libera. Aspetta. Ma io non la sentirò. No, no, aspetta, aspetta. Metto caduta libera. Comunque, sai cos'era il... Va bene, si sarebbe... Ok. Pippi. Lurido. No! Ok. Andiamo. Ma voi mi vedete roteare nel menu che sto girando attorno? Riccardo, mettiamo pronto o ci rimane? Stavo finendo di vestirmi. Guardiamo le nudità di Cigatta ancora per un po'. Adesso giuro che urlo. Fammi togliere la maglietta e sto morendo di caldo. Ho messo pronto. E Eliezer non è pronto. Ero più cazzo a me. Eliezer? Che cazzo, io... Allora, Fabio è infastidito dalla nudità delle mie TikTok. Adesso fai un donation goal sul tuo canale. Donation goal per le skin per Cigatto. Facciamo così. Soldi me li tengo per me. Tanto Cigatto è aggressivo, vedi, nudo con i cosi. Con i bracciali di chiodi. Sì. 17 su 38 giocatori. Perché 38 e non 60 sta falsa modalità? Ma fai la modalità normale? No, sono tutti giochi nuovi questi. Più che altro. Se arriviamo a 32 giocatori. Comunque il problema di prima, Fabio, mi sa che gioca già dovuto proprio a Microsoft Edge, sai? Perché adesso non sto avendo più problemi con Edge. Già finito, il gioco è già morto, ragazzi. Oh, è sceso da 22, 23, 22, 21, 22. 21. Inserire meme di Morelli, ma il gioco è morto. 21. 21. 21. 21. 21. 21. Mi sono cagato, cazzo è? No, mi sa che qui è quando non vorrei. Sì, ho capito, Non c'è Morelli qua. Tra l'altro è uscita la versione completa di 4 minuti di questa sigla. Non è che è uscita la versione completa, Fabio, è una canzone scritta da un compositore come sigla di un programma di 30 anni fa. Sì, 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 è uscita completa adesso. Non è che è uscita, è sempre esistita. Come è sempre esistita le musiche di quelli di Mixer e quant'altro. Che poi ho visto tipo la sigla di Grand Prix, però... Che è successo? Perché ci ha buttato un giocatore ha cancellato il matchmaking. Vabbè, insomma, spettacolo in solitaria. Facciamo lo spettacolo normale, mettete pronto. No, probabilmente Nicola non era lo spettacolo primario, ok? Quindi di conseguenza, sai, i bambini non toccano altre cose. Tanto vi racconto intanto un aneddoto. Qualche giorno fa è venuta mia nipote col suo amico. Ciao Abba, buon pomeriggio. Ciao Lore. Mio nipote ha fatto entrare qui il suo amico in camera mia. Infatti è rimasto scioccato da visto la Switch, la PlayStation, il computer, eccetera, eccetera. E io stavo giocando a Fortnite. Ah, ma giochi anche tu a Fortnite? Sì, ha detto tu. Sì, sì, anche io ci gioco da settembre, sembra, ha detto. E incominciava. Ma io non gioco per completare. No, ho detto, si gioca per far finire il pass battaglia e le skin, no per uccidere gli altri. Vabbè. E io gioco da Xbox. Detto vai via bestia di Satana, detto fuori. Certo, è arrivato. Con l'automila. Posso provarlo sul computer? Sì, certo che puoi provarlo. Ma l'avevi cancellato? Andava bene quello di prima. Ah no, c'è un bollo, ok. Ma c'è un ostacolo in questo per i peri. Cosa? Mister, no, non mi ha aperto il culo, Nicola. Nicola. Che è sta roba? Gioco nuovo. Abba, ti sei perso le private. Questo è proprio American Ninja Gaiden. Ti sei perso le private prima. Se siamo un po' di più prima di finale, ne facciamo un'altra. Sì, dai. Qua che c'è tutti misto con il non mi vedo. Cazzo, non mi vedo. Come non ti vedo? Via. Vieni qua, fatti amare. Bello che fai capire. Non capisco un cazzo. Sono caduto in un chest. Ma pure io poi tra un po' vado. Vabbè, le occasioni, ripeto, non mancheranno, per fare le private.
Oppete! Ok. Ok. Ah, ma c'è anche la velocità da prendere in giù. Sì. Uffete. E sto anche male. Sono preso una... No, mi sono incastrando in mezzo ai martelli. Spingimi avanti. Finito! Aia! Ottavo. Ottavio. Come il... E chi scemo? Cigatto corre, Cigatto è una scimmia dietro, cioè. Tutti qualificati. Madonna. Cigatto, Cigatto è 41esimo su 42. Madonna. Ah, guarda come cadono. Guarda quanti, quanto si riconosce di quanta gente l'ha appena installato. Sì, sì, erano tutti la cazzo di casa colata a metà. Sì, esatto. Sì, sì, normale. Qualcuno ha speso le monete per comprare gli occhiali, ha già giocato abbastanza. Che significa lavorare nel 2022, data le truffe e ballette su TikTok, vabbè. Certo. Il mouse di merda. Si è aperto un posto, Lore, come badante di un figlio di industriali italiani, anziano ma ancora piacente e fisicato. Ah, Berlusconi? No, devi fare la colf per vacchi. Porca madonna. Allora, ho qualcosa da dire su questo. Ah, ah, va bene. Vedete, cioè, ci sono le statistiche su in alto. Stiamo giocando a 14:17. No, sono le 14:17. Stiamo giocando da 20:41 e ho 59 fps. 60 fps. No, non ce l'ho io. FPS. Io ce l'ho perché le ho attivate. Ah, vabbè. Le attivo per controllare gli fps. Allora, in 28. Corriamo verso il... Questo è un gioco classico, quindi lo conosciamo. Wii Sport. Quello non lo toccherò più fino a quando c'è sto caldo. Sì, pure... Io torno a settembre su YouTube. Raga, cazzo, del fatto che il gioco è già finito. Ah, non esce il golf. Corrici, gatto, metti la tua esperienza nell'aver visto sto gioco centinaia di volte. Ma mi credo, sono uno schiaffo incredibile dalle palle. Dalle palle? Guarda, se ti schiaffeggiano le palle, sei nel posto sbagliato. Io vado a sinistra, cazzo. Sì, no, mi hanno lanciato! Vabbè. Speravo di riuscire a passare dal centro. Ho un passo in mezzo. Mi elimino. Signori, secondo! Secondo quei peperoni. Secondo golf solo se c'è il gioco. Non ce l'ha Nintendo Switch. No, niente, io adesso me ne squalificano, ragazzi. Ma c'è gatto! C'è gatto! C'è un puttanaio di gente, facciamo. Vai, Lienza! Corri, Lienza! Ce la fai, ce la fai. Corri, Riccardo! Non ce la fa, non ce la fa. Ma non è detto. No, ne ho sei davanti. No, adesso non ce la fai più. Vabbè. Mi ha fregato il secondo. Oddio, cosa ho visto? C'era Riccardo che faceva. Come, scusami? Sì, anch'io l'ho visto. Faceva su giù dal vuoto. Vabbè, 3 su 4, Cigatto, la matricola è avanti rispetto a Riccardo. Pensa che onore, mi posso vantare con gli amici adesso. Assolutamente sì. Non mi ricordo bravo come funzionano i giochi. Sono bravo a Fall Guys. Madonna. Aereo Vetta. Oh no, questo è difficile. C'è gente che ci è diventato partner. Madonna. Sì. Ma solo io mi rompo i solo io mi rompo i coglioni dopo un'ora. Non ricordo male, Malvaisso, prima dell'uscita del gioco, non era partner. Ha fatto solo Fall Guys dalle 9 di mattina alle 11, da quando è uscito. Dopo un mese aveva la partner. Sì. Madonna. Sì, sì, me lo ricordo. Faceva, faceva 100 persone con Fall Guys. Vuol dire no, io non ce la farei mai, raga. No, era diventato. Ah, sì, questo qua. Fabio. Questo qua, questo livello me lo ricordo. Sì, sì, lo so, Ricky. Sì, sì. Il problema è io control. Me la ricordo sto livello delle bestemmie di zuppettina, mi ricordo soprattutto in una live dei control questo livello. Io non ce la farei mai a fare più di un'ora sullo stesso gioco. Cioè, proprio assurdo. La palla. No. Ma da qua devo andare. Porca puttana! No, ma la palla qua si è rimasta, dai!
No, no, la palla. Porca puttana. Aio. Ciao, cazzo. Dall'inizio, ma porca. No. Devi stare attento. La scalinata, devi stare attento ai pugni. Mi sa che mi inculo qui. Mi qualifico. Vai Fabio. Qualifica. Ce la puoi fare, Lieza? Devi guardare quanta gente c'è. No, non ce la puoi fare. Cazzo. Cosa sto guardando? Solo io quindi, ok. Per poco, ho fatto un errore ai pugni. Maledizione, non ho calcolato il timing bene. Sì, pugno. Ce l'ho pure io. Ma c'è Jack la pippa, vedo. Jack la pippa. Che fate c'è quando faceva? Non è attacco di panico, era. Ma è un attacco di pane. Attacco di pane. Buono. C'è solo le 2:30. Le 2:20. Devo andare via alle 3. No, cazzo. Pallavolo. Bello. Ma in squadre? No. Dovrebbe essere singolo, no. Singolo. Cioè, come io contro un altro. E poi comunque c'è l'arena con tutti uno contro uno. Bello. Se non sbaglio, sì, infatti. I giochi nuovi li capisci da sta musica diversa di inizio gioco. Che non l'hanno messa a tutti gli altri. No, non è una finale. Non è una finale. Dai Fabio. È proprio figo, questi giochi qua da 1v1. No? Perfetto. Ma no, ma come cazzo? Devi guardare dove cade, ti faccio il... Bravissimo. Non è facile. E sai dove c'è il mirino? Non si vede. Ah, okay. È una doppia questa, non vale toccare la due volte. Quello, bravissimo, schiacciatore. Bella Fabio. Sarà lui. Vai muro, fai muro. E no. E non ha la prospettiva giusta. Non si capisce. Ancora da te. Occhio, okay, questo te la schiaccia sotto rete. Bello. Ma che muro, Fabio. Non si capisce. Che muro. Cioè... No, non si capisce. Cioè, non ha una visione ottima della palla, eh. Ah, hai. Vedi? Cioè, no. Cioè, non si... Doppio muro. Ma che... Ma facci vedere qualcosa. No, ah cazzo, che no, no, no. Niente. Con rimbalzo. No, ti ha fregato. Rialzati. Ma mancano pochi secondi, manca. Bello. La prima volta che lo faccio, raga, devo capirlo. Sì, ci sta. Sì, vabbè. Fa bene, no, vabbè. Sì. Cioè, non è fattibile subito, primo colpo da capire, raga. Quante cose mi sta dando qua. Corri per 150.000. Cosa? 150 Ciro. Ho vinto Ezio. Entra nell'Animus. Ok. Livello 3. L'Animus dell'immortacci tua. Lasci tua. Ah, ma c'è la nuova moneta là, i... Sì, sì, ci sono i... No. Probabilmente quelli danno 6.000, 6.000, 6.000. Che però costano 800 le... se sei bravo fai un punto... poi ti inizia a palleggiare la palla tutto il tempo. Sì, sì. Ok. Allora, vediamo un po'. Mi arrivano cose per il giardino quando ancora il giardino non ce l'ho io. Però c'ho la piscina già. Quindi... Ciao Witch. Ciao Witch. Ciao Sara. Alla prossima. Alla quasi sicuramente. La piscina? Sì, era di mia sorella quando l'estate scorsa sono andati nella casa di villeggiatura. Sì, no, quella no, però quella giusta, non quella gonfiabile. Quella dove monti tutti i pezzi. Non da esterno, si chiama non interrata. Non interrata, però sì. Ok. E siccome non vanno più in casa di villeggiatura, ce l'abbiamo. Così come abbiamo il trampolino, quello, sai, quello dove entri e salti.
Quello lì, quello con tappeto grande, quello con tappeto grande. No, quello Nicola l'avrebbe comprato il Temoraculo, ma Fabio non sa leggere, quindi non se ne fa niente. Cioè, la mia ragazza mi ha inviato informazioni riguardante tipo un bando alle poste per il posto di sportellista. Io ho letto spogliarellista. Lo spogliarellista alle poste. Se c'è un bando per sportellista. Allora, Nicola, il Termoraculo ce l'ho nella lista dei desideri di Amazon, ma al momento 17,99€ o 19,99€. Sono tentato. E poi copio il format anche qua, ovviamente. No, io qui c'ho i consigli di Sisa, che è un oraculo. Vedete se me lo scarico su Switch, mi dovrò fare un altro account. No. No. È cross tutto. Ho capito, però... No. Devo collegare... Lo collega Epic e c'hai tutto. Sì, devo collegare Nintendo Epic. Io manco in quella, canali. A meno che è una roba unica, dai. Però voglio... Non vedo dove sono. Non vedo però dove è, è mia intenzione comprarlo il libro. Ho trovato l'onda verde. Porco di Sisa. Anche io con Sisa farò il libro con i consigli di Sisa, quindi tranquillo. Cioè proprio copiare fino in fondo, assolutamente, proprio, sì. Sì, dimmelo quando lo pubblicizzate, sono caduto. Okay. Porca troia. Aspetta, ci sono i plaganali, cicatto, tu non l'hai mai giocato, non l'hai mai toccato i plaganali. Ma i plaganali li so gestire. Quelli veri sì. No, cosa? Nel senso. Cosa? Cicatto, io non voglio... Porca puttana, il buco! Aspetta. Io non voglio sapere cosa fai con i plaganali. Vieni qua. Aia, stavo cadendo. Oh, c'è Buti, Sarola, stavo cadendo. C'ho al batato. Ah, c'è. Oh no, sono tutti sfalselli. Io vado qui. No. No, che culo. Bravo, C, così. Ci rispetta gli spogliarellisti che lavorano alle poste, per loro devono campare. Ci siamo qualificati tutti, sì. Se me lo faccio è solo mio, non ti regalo i soldi sul mio lavoro. Il tuo lavoro! Minchia! Il tuo lavoro! Ma scusa, faresti un libro con quello che leggi su News praticamente, conoscendoti. Madonna. Un elenco dei presidenti della Repubblica. I titoli di Google News. Ovviamente se compro il libro del Termoraculo e lo uso, lo chiamerò Taiki Raculo, ovviamente. Certo. Certo. Ma c'è Simone che sta già scrivendo il numero della agenzia postale. Fai tu. Tra l'altro non credo anche poi, perché Taiki teoricamente potrebbe essere anche un nome brevettato da... Taiko Raculo è brevettato. No, no, non potevano mettere il coso, perché è un nome. Ma secondo voi, io non ho il nome esatto per il libro, oraculami questo, porca puttana. Cazzo. Minchia, macchio registrato. Ma, scusami, ma perché devi copiare loro? Fai un libro sui file, sugli audio di... DTS. DTS. Tipo la famosa stream con la C. Esatto. Ok. Poi ti farò, devi pagare i diritti a crosta. Soprattutto la famosa stream con la C, puttana. Gli audio di DS quelli sono. Ma no, i tuoi plaganali che so gestire. Sbagliato. Merda. Tra l'altro, una cosa che farò, probabilmente farò, è un best of dei clip anni questo per i 7 anni del canale. Cioè, le migliori clip di best of dei non ce l'ho per l'audio. però c'è Polteri che bestemmia e dice parole con la N quando bello. All'epoca porca puttana, non mi sono qualificato. Anziché fare un libro, fai un CD. Non mi sono qualificato, sono morto. Ti ho visto avere lo stesso effetto video mio di prima. Porca puttana. Chi è rimasto? Lienza, Richisciola e Cica. Ah, io solo, vabbè. Sì. Che schifo. Adesso vediamo chi tocca. Ovviamente la Costanti, che cazzo avete capito, raga? Sì, sì. La regina puppa, la principessa pupputa. Esatto. Bello incaricamento 32 fps sull'immagine statica. Risali la melma.
No, c'è l'animazioncina dietro. Eh sì. Fai un audiolibro in cassette. Sì. Sì. De Agostini o un video. Però fai così, li rifai tutti quanti, sì. Non, quindi non gli originali, in corsivo. Riccardo. quanto vuoi essere bannato da questo TeamSpeak? Ma qual è il problema, Fabio? Eh? Dai, Fabio! Parlare in corsivo, la schwa, le cose, le difficoltà. No, allora su... non mischiare le cose, per favore, perché non sei tu che mi banni, sono io che me ne vado, eh. Vabbè. Per favore. Mischiati questo. Un vecchio di 72 anni. Ma vecchiati questo. Va bene. Buongiorno a tutti. Facciamo votare sbagliato. Anche le donne, ma dove siamo? Certo, dai. Buongiorno a tutto. Buongiorno a tutti. Sì. Uomini, donne e tutta la comunità LGBTQ più plus PlayStation. Aia, no, che palle. Cigatto? No, perché? Cigatto? Questo è la prima volta che ho lo faccio. Ho sempre un problema su questi stronzi gialli. Questo era il gioco in cui venivo e ti dicevo che sei scarso. Vabbè. No, dai, cazzo! La verde, Tutta no, verde. Esco io adesso, ragazzi, esco io. No! Mezza! Ma qui si può. Non so se e sta... invece! Bravo, Ricky. Bravo, Lieta. Che cos'era quello che mi ha scivolato in faccia? Postati. Posta. Intanto ho segnato Riccardo. Hai segnati questo. Per il nickname inappropriato. Nickname questo. Aia che... Qui sono veloci i lotti balevoli. No, porca... Ecco, calma. Oh. Calma, la melma è ancora lontana. Tua mamma è lontana. Allora? Basta pure lì, cioè... Ok. Sì, le palle che mi si gonfiano. Questo succede quando... Oppala, salve. Sei rimasto solo, testa di cazzo. No. Va bene. Yeah. Posso segnalarlo? Ma segnalami questo. Ma questo qua che sta perdendo tempo. Bunny hopping higher longer jumps. No, non sta facendo. L'ho segnalato, ho sbagliato. Bravo, Ricca. Va bene, dai. Qual è la segnalazione più, segnalazione meno? Cazzo di skin è quelli con l'alieno. Io sono alieno. Voi dove siete? Dove siate? Che cosa... Vabbè, c'è sta. Porca troia, Dio. Fabio, l'avevo completamente scordata sta cacata. Perché a furia di giocare con la Switch inverto A e B. Quando si mangia? Ma quando si mangia? No. Oh, il volley fall. Si caccia poi. Chi me lo fa la volta? Volley fallo. Fa caccia, infatti. Volley fallo. Ma allora, voglio vedere sti tre. Cosa combina? Palla cazzo. Adesso si mette tra di noi. Oh, voglio continuare a giocare. Potrebbe pure farlo. Sì, potrebbe pure farlo. Ma siamo a squadra, non credo. Vabbè. Una volta è capitato, No, siete in due. No, sono contro Not Buffo. Io volevo essere contro Buffo. Cigatto è contro Zeclom Wikea. No, io non ci sono. Sono non ci sei? Vabbè, vabbè, sono lì. Sono gli Ezzer e Ricky sono. L'ha colpita. Come l'ha salvata quella? Con la palla lì. Non lo so. Lieta ha perso un po'. Gli Ezzer e due. Oh no, Fiezza. Io sono sicuro che l'ha toccato terra. Non l'avevo visto. Cazzo. No, Ricky. Cazzo, vabbè. È lenta la palla, non è facile. No, Ricky. Non riesco a calcolare le altezze. È un po' di merda. Lieta, come la mettiamo adesso? Oh, vai. Non è facile. Vai, Ricky. La prospettiva è totalmente... Non posso perdere la palla a volo. No, dai, la prospettiva fa schifo. Per come è fatta la telecamera non va bene. Dai. Te l'ho detto. Però non so giocare, Fabio. Anche lui vedi, ha sbagliato. No. Minchia, mi sta asfaltando, sono fuori. Lieta può... 5 secondi, 4 punti. No, Lieta non può recuperare nemmeno. La telecamera è troppo attaccata al personaggio. Non ti dà la... Non ti fa... State entrambi perdendo 5-1, tra l'altro. Ah, ma guarda.
mi devono capitare i giochi nuovi nei momenti critici. Attaccati questo, stronzo. In 4 secondi però non ce la fa. Lei ha fatto un punto, dai. Fine tutti. Usciamo, facciamo una... Comunque per essere un day one funziona tutto correttamente, come serve. Vabbè, da quanti anni è uscito Fall Guys? Vabbè, semplicemente per la quantità di... Esatto, per la quantità di gente, non per... Fall Guys è uscito il 3 agosto 2020. 3 agosto 2020? Sì. Io mi ricordavo prima del 2020. No, era in, piena pandemia. Sì, era luglio, era... O prima agosto. 3 agosto. Porca miseria, non più la concessione. L'avevo quasi preordinato, perché un noto gruppo di Steam aveva detto che sarebbe stato il gioco con i sub da lì a quel, da quel momento in poi. Poi non è più successo. È perché non c'erano le private. E io l'avevo preso al day one, io lì all'ESA. E tutti l'avevano preso. Sì. Ma perché non c'erano le private, non si poteva fare. Le private hanno messo più di un anno dopo. Yeah. Tra l'altro era uscito a pagamento però gratis per chi aveva PlayStation Plus. Sì, era subito su Plus. E poi ho letto, ho sentito un'intervista, ho sentito un loro video dove dicevano che è stata la rovina quella cosa di The Plus. E grazie al cazzo. Dice, abbiamo sbagliato. E va? Metto un gioco al day one gratis. L'hanno tutti riscattato là. Hanno fatto... un po' una cazzata, perché comunque Sony credo che gli abbia pagati i forzori di... Sì, ma intanto hanno detto... Sì, ma non c'erano i giocatori, sì. I server sono andati di merda. Quello la ok. La gente ha detto, vabbè, lo prendo, l'ho preso free sul pass, che pago il plus. E ricordatevi che comunque non era, non era cross platform. Cioè, chi era sulla Play giocava sulla Play. Chi era su anche su PC. E se era chi era su PC giocava su PC. Cioè, è vero, me l'ho dimenticato di questo. Quindi cose. Magari hanno... Molti hanno fatto cross, antipedia l'aveva fatto, l'ha preso sul plus, ha visto che ha fatto faceva schifo, non c'erano i nomi, quattro giochi in croce, eccetera, se non lo compro. Su PlayStation c'erano i nomi. Ah sì, vero, sulla PlayStation. Su PC che avevamo... Però vabbè, ha visto che i giochi erano quei quattro che erano. E c'è te, non lo compro subito. Perché effettivamente Fall Guys è questo. Cioè, dopo 3 stagioni è diventato veramente bello Fall Guys. Dopo 3 stagioni, ma soprattutto, raga, non mettere il crossplay in un gioco del genere dall'inizio, esatto, è follia. A parte che col crossplay sarebbe stato tipo il gioco più giocato. Si sarebbe inculato. Hanno sbagliato. A parte, dovevano farlo uscire immediatamente sulla Switch e sull'Xbox pure. Su tutte le piattaforme. No. Doveva uscire l'estate scorsa, su Switch è uscito oggi, cioè, per dire, dai. Ma guarda che sono un po' le cazzate di Devolver, eh. Cioè, hai fatto perdere il potenziale di questo gioco, che io mi ricordo ancora quando l'ho provato in beta, tutti, sarà il gioco definitivo per i gruppi di... vero, peccato che poi è andato a puttana. No, sono capisce. Ora, bene o male, si riesce a giocare, il gioco è bellino. Sì, ma... mi ricordo ancora quando c'erano i problemi dei cheater. Minchia, questa è stata una... Madonna, la gente che partiva e volava e finiva la mappa. Questa è stata la cosa che ha buttato il gioco in vacca. Cioè, la gente non è più tornata dopo quella cosa. Sì. E chi ci torna in un gioco del genere dopo che ha fatto un'esperienza orribile come quella? Cioè, arrivo, non riesco a vincere perché già dal primo coso c'è un tizio che fa un salto e arriva alla fine della mappa in una sola azione. Sì, esatto. Sì, no, quello è stato... hanno proprio sbagliato tutto. Ok, ci siamo qualificati. Pensa poi la tristezza di cheatare in generale, ma la tristezza di fare il cheater in un gioco del genere. Sì, cioè, l'unica cosa è l'abilità di fare i percorsi e tu salti il percorso. A parte sempre il piacere di prendere e saltare. Prendevo le colonne per diventare, per vincevano le skin. Adesso c'è le skin e te le ficchi tutte su per il culo. Cioè, per dire, va. Molti parlavano del fatto che si vendono gli account. Vendevano gli account. Fai un account. Sì. Con tutte le cose sbloccate su Steam, poi vendi l'account di Steam a 300 euro per lo streamer che vuole far vedere che è grosso. Stupidi loro, che spendevano tutto questo. Per il bambino scemo. Con la carta di credito dei genitori. Disco Vertigo. Dizzy Heights.
Terrò per sempre in inglese con i nomi così, guarda, ti giuro. Sì, Jump Showdown. Hexagon. Cioè, volleyfall è bello, cambi una lettera e diventa un'altra parola. Pallacado. Cado palla era meglio a questo punto, guarda. No, Madonna, veramente. No, ma neanche cado, sì. Cado palla per leggendo quei nomi. Sì, però dico, sempre meglio di pallacado. Cioè, no, cado palla leggendo quei nomi, Fabio, le mie però. Vabbè. Cado palla nel senso che cadono, no, una singola, non cadono assieme, ma cadono una singolarmente. Esatto. Sì, sì, si è diventato famoso perché era gratis, però l'hanno penalizzato, l'ha penalizzata parecchio questa scelta. Vero che, come ha detto Lesa, Sony le ha pagate, perché non è che... Ok, sei su Plus gratis, però non ti do un cazzo. Beh, raga, c'era la gente che... No. Che piratava... Come si chiama? Quello dei piedi degli alieni. Among Us. Madonna. Che costava 3 euro. Madonna. E lo piratavano. Però comunque poi cheater non era su console. Sì, no, infatti. Su console... Sì, sono infatti quelli di console sono lamentati quando hanno messo il crossplay che cheater su questa tecnica. Sì. Quanto braccino porto e non pagare 3 euro di Among Us? Porca puttana, andare a piratarti a Mogus è proprio da... Non voglio dire la parola. C'è la possibilità di non pagare la gente. Sì, però... Ma esattamente come la gente continua a giocare a Fortnite perché è un gioco incredibile e frega. Vabbè, Fortnite ci sta. Non riesco, troppa gente davanti a me. No, Lisa, sei rimasto tu? No, Rinario sono... Poi rimane sempre il discorso che la gente dice lo gioco gratis, ma dai 2 euro per quella roba gliela do, 2 euro per quella roba gliela do, a fine anno l'ha pagato 2 volte il prezzo di un gioco vero. Per la gloria di giocarci senza pagare, sì. Ho sbagliato tutto la chat. Oh, almeno qualcuno che non fa Fall Guys, ma Raft, che tanto Raft è uscito dall'accesso anticipato. Noi lo facciamo appena finisce. Io ce l'ho Raft, me l'aveva regalato, mi sembra Moreno. Io adesso che è finito, anche a me l'aveva regalato per giocarci assieme tutti in quanti. Ma come facciamo a fare una serie di Raft sul canale dei Control? No, una live a settimana. No, no. E io lo faccio io da solo, comunque per 6 mesi sono occupato. Cioè non posso più giocare a nient'altro. No, non dura così tanto. Da soli? Devo scaricare. Uguale, alla fine è uguale. Perché è necessario che tutte le risorse che si prendiamo per 4 le prendi da solo. Nel senso, il cibo. Ma anche il tempo in cui raccogli si. Ma ad esempio la zattera non ti serve grande come facciamo noi. Ah, tu dici Nicola. Fino più alla tavola perché la madre non gli dava i soldi. Vabbè, Amogus era una moda, ragazzi, non è più così giocato come prima, Merda. Che culo, sono salvato. Tutte le cose sono moda. Poi sa a te comunque tirare ancora la moda. Fortnite ce l'ha fatta perché è un gioco fatto bene, aggiornato costantemente e non è mai, tra virgolette, ripetitivo, ok? Cioè, Amogus ma ha fatto un cazzo. Aia, vaffanculo, palla di merda. No, ci gatto. Che palle. Sì, è pieno di palle. No, ce ne sono due in realtà. Ah, una è vero, non sono due di solito. Sì, io stavo controllando la pistola pensando che la palla si andasse, invece no, rimbalza nella ciotola, non l'avevo. Considerando l'età di quelli che ci giocavano può essere vero. Sì, Nicola, ma... Ma come su Fortnite ci giocano i bambini, Che palle. No, vedi quello lì? C'è gente che è pirata ancora adesso a 30 anni, lascio fare. No, nel senso, Madonna, per bambini. Cioè, Fortnite, questo... l'amico di mia nipote che ha 10 anni gioca a Fortnite su Xbox, per dire. Cioè, 10 anni. Ora c'è Fall Guys, probabilmente i bambini giocheranno anche a Fall Guys adesso. No, dai, bisogno di abilità. Devono sperare che esca sul cellulare Fall Guys, ed è fattibile. Sì. Madonna. Vabbè, se... È fattibile che lei esca sul cellulare. Sì, se ma scegli, guarda, fa il botto. Sai quanto pesa su Switch? 400 mega. La versione Switch la carichi sul telefono ed è fatta. Oddio. Cioè, io scarico 4 giga di gioco su Switch, su Steam... 400 mega su Switch. Che cazzo di aliasing andrò a vedere quando ci giocherò. Praticamente 30 frame. Allora hai 720x30. Non hai assolutamente 1080. Sì. No. E sicuramente avrai
1080 fosse sul dock, okay. Ma non, non, no, non... no, 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 no. Hai un 720 più scalato. Non... La gente che cammina ancora su quei cazzo di quadretti, che fa? Che problemi ha? Fammi usare il gonfio. Che sento un clock che clicchetta? Che paura! Madonna. Ah, questa è facilità. Togliti Ezio! Vai a condurre Paperissima Sprint. Aia! Gabibbo! Sono caduto! Sono caduto Gabibbo! Okay. Tic tac tic tac tic tac Gabibbo! No, la vita fa tic, giusto fa tac! No, no. La vita fa tic tac, cazzo fa tic tac. Levati Mickey Killer 1! Qualificato. Io mi sa che non li ha poi invece. Io ci ho giocato due partite su Switch importate ed era meglio di Pokémon. Ah. No, dai, 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 non è possibile. L'ultimo pistone mi sbatte sempre fuori, che palle. Ti piace. Che ore sono? No, tra l'altro questa è l'ultima, raga, perché... Fischia al vento, in furia alla tempera. Devo prendere l'autobus alle 3, quindi... Ce l'ho fatta! Sì, no, si chiamava Toto Raina 1. Toto Raina? Toto Reinhardt. Toto Reinhardt. Cala il martello! Domenica, perché non c'era dal contro, abbiamo raidato un amico, Kerm, che fa praticamente live di talk. Siamo io lì, che? Non ci sei più, Ezio? Okay. Non ci ho fatto, non mi ricordo, c'è la memoria breve. E stava guardando i video di Overwatch. Quelli della lore. No, sono delle animazioni incredibili. Cioè, per il periodo in cui sono, erano superiori a Pixar. Sì. Totale. Sì. Siamo... A detta sua, che è un amante totale della Disney, addirittura. Era la prima volta che li vedeva. Capirci un tubo, intanto. Capirci un tubo è già meglio. Potevano chiamare Sogno Tubo, visto che si chiama Pipe Dream in italiano, cioè in inglese. E comunque, a un certo punto appare ovviamente il corto di Reinhardt con le voci di Baldi. E aveva iniziato a fare un ciuschi per questa occasione. Cala il martello, Nobita! Tanto Overwatch 2 che esce fatto vedo... il 4 ottobre. Come? Aia! Ha fatto proprio un rumore di pugno! Eppole! Mola, Ricky! Monica! Monica! Mi avete fatto ricordare... come si chiama? PewDiePie! Dai Thermos! Aia, che male! Madonna, quanto sei avanti, Fabio! Aia, che male! Beh, sono avanti rispetto io! Fabio, salvaci tu! Beh. Ma quanto lungo! Quanto intricati sti tubi hanno fatto? Complimenti! Sì, no, questo è un bel livello. No! Vabbè. Perché sono i suoni di Paperissima? Vabbè. Ma porca ma porca puttana, dai! Non credo che mi qualificherò. Però l'altra guarda, non è il traguardo. Sì, il traguardo. Bello questo! No, Ricky è troppo indietro. No, no, non sono fuori. Che cos'ha davanti? Che cos'è questo incubo? Secondo! Sì! Oh, c'è ancora un po' di gente, ma devi sperare che cadano dall'asta proprio. Sì. No, mi sa di no. No, non ce la fa. Vediamo chi tra le cose. Oh, ce l'ho quasi fatta. Vabbè, dai. Mica, ho visto un incubo, sgonfiotti, barre che girano. Oh, cos'è? Non è uno dei giochi nuovi questo. Vabbè, ma io non ci gioco da 4. Sì, nel senso, questo è della vecchia stagione, della stagione 6. Vabbè. Io non ci gioco da quando è uscita quella dei castelli, praticamente. La seconda. La prima, in realtà. No, i castelli la seconda. Sì, ma all'inizio non erano quella stagione. Schiaccia pulsante. Sono le 14:50.
Vabbè, ce la faccio andare via. Poi devo far vedere soltanto una cosa. Vi faccio vedere. Ho fatto una piccola schedule dei giochi che arrivano da qui a fine anno che vi porto e poi chiudo. Poi ci vediamo a luglio probabilmente. Ah. Su Fall Guys è free anche su Switch e su Switch. Lagga. Porca madonna. Devo salire da sopra. L'ha presa lui. Ah, ma è uno più uno di qua. Devi premere i pulsanti. I pulsanti. Dai. Bello. Anche lì davanti. Ma porca puttana. Dai. Ah, bastardo sto gioco. Perché c'è l'acqua, il fungo magico. Non vedo. È bravo. Non so. Ok. Dai, 5 a 3, come ho messo la palla volo qui. Vai, bravo Fabio. Niente. Oh, no, non l'ho preso. Ma poco, ma vabbè, questa è sfiga, raga. Con la scivolata. Non l'ha preso. 7 a 6. Dove cazzo è? No, era dietro l'angolo. Vabbè. Lì. Ok. 9 a 7. Dov'è? Ma lui è un... Fabio è un assassino. È fisicamente più forte, quindi non... Ah, si allena. Se a premere no, no, io ho bestemmiato. No, Nicola, perché ho bestemmiato? Usciamo. Esci. Vabbè, non hai mai bestemmiato in vita sua, In live no. Beh, lei capita se sono incazzato, ma no, non ora. Cioè, se l'ho fatto talmente involontariamente che involontario. Allora, usciamo da sto simpatico giochettino. Io ringrazio Cigatto. Grazie a te. Lieza. Che mi raccomando, domani dai Termos, domani sera lo fanno. E ringrazio Riccardo. Grazie. Allora, prima di andare via, infatti non cambio nemmeno la schermata, e facciamo un piccolo riassuntino di quello che vi aspetterà questo simpatico canale. Cattura finestra. Non ho la webcam perché sono nudo, ragazzi, quindi non vi vedete più. Signori, ho fatto un pochettino aumento locale di quello che ci sarà. Come sapete, il canale torna ufficialmente il 15 settembre e probabilmente tornerà ridimensionato, cioè con qualche live in meno. Non ho intenzione di fare 5 giorni di live consecutivo, ma 4 o 3 live a settimana. Quindi questa è un'altra novità. Non hai un cazzo da fare. Non è quella la cosa. Ma cosa c'è? Lo vedo già lì in fondo. Cosa? Allora, questi sono 4 ottobre. Questi sono i giochi che vi porterò, che sono sicuri che voi vedete in live. Posso fare il pre-download? Secondo te non credo. Ha detto che avevo c'è un bel gioco, mi scuso. Va bene, sì. Il 9 settembre, Day One di Splatoon 3, ovvio. Dillo bene. Splatoon. Ufficiale, facile, canon. 15 settembre festeggiamo, e giovedì iniziamo ufficialmente le live giornaliere, tutti i giorni schedulate, festeggiamo 7 anni di streaming. E con un gioco evento, ci sarà un gioco che non ho mai portato sul canale, e quindi mi raccomando siateci. A settembre, cioè secondo me già il lunedì successivo al 15, inizieremo Cuphead, ok? Siamo capi del DLC, infatti non lo vedo nessuna parte. Il 4 ottobre, ovviamente, Overwatch 2. Non può mancare. Ci sarà anche Liesa, quindi mi raccomando. Sì, guarda, sono già di pronto. 4 ottobre, tra l'altro che giorno è? Il compleanno di Constantine, tra l'altro. Il 4 ottobre è il regalo che Blizzard ha fatto a Constantine. Il 18... Che piace Diablo, ti regalo Overwatch 2. Il 18 novembre, ovviamente, Day One di Pokémon Scarlatto. Wow, altro giocone incredibile, allucinante. Beh, in realtà Scarlatto sì. Sembra bellissimo. Non è Arceus, però. Poi, nel corso del 2022, quando si degnando di farlo uscire, uscirà Taiko no Tatsujin Rhythm Festival. Quindi quello ve lo porterò, ovviamente. Taiki no Tatsujin, ragazzi. Ha il titolo perfetto per ogni live di quel gioco, non l'ha mai usato. Ok, quindi questo è per ora i giochi che voi vedrete da settembre in poi. A luglio, se non sbaglio, usciva qualche altra cosa, ma mi sembra, non mi ricordo che caso usciva. Vabbè, a parte la fine giugno... Giochi seri, no? Tipo?
Sì, quello non sai ancora quando, cosa scrive la data? Come ha scritto quell'altro che ha scritto quando capita lì no, e poi nome. Lo porto io, guarda, lo suo nome. Perdere. Scusa, fallo portare a uno che almeno sa chi cazzo è Harry Potter. Ma io, a me fa schifo Harry Potter. Appunto! Allora, io te lo dico già. Nel luglio 2022... Veloce, Ricky, che io devo chiudere che ho 4 minuti per prendere l'autobus. Sony Corrigis, Fire Emblem, FF1 22, House Rider, Mazon Stray, Digimon Survive. Ecco cosa usciva, Digimon Survive. Poi probabilmente lo porto. Bastardo. Ad agosto esce Two Point Campus. Che okay. Signori, io devo staccare qua. Noi quando ci vedremo, sicuramente a luglio ci saranno 2-3 live. Non credo che per fine giugno io rifaccio un'altra live. Tutto può essere, ragazzi. Ciao. Entrate sul canale Telegram. Ciao di Fabio, chiudi. Andiamo in sigla finale. Vai. Ciao. Sigla finale. Ok, signori, buone vacanze a tutti. Non raido nessuno. State calmi. Ci vediamo. Sicuramente a luglio con qualcosa. Tipo Mario Maker, tipo Alexa. Spegni USB. Grazie. Sei calmo, Alexa? Ti si sente? Lo so. C'è. Io ringrazio. Ringrazio la chat per aver donato un euro. Mondica per aver regalato la sub a Cesar. Grazie, sì, che schifo. Mollica che per 15 schifo. Mesi e Alan per i 20 mesi. Vi ricordo, io sono esterrefatto. Sì, vi ricordo che ad agosto sarò in Veneto, sono in quel di Bassano del Grappa. Quindi se siete lì, ciao.